E adesso l'onore di presentarvelo, Ferdinando Imposimato. Innanzitutto, buonasera a tutti e grazie per essere presenti così numerosi, cosa che mi mette anche in una certa ansia e una certa preoccupazione, perché temo di non essere all'altezza delle aspettative. Però le cose che sono state dette prima dai relatori che mi hanno preceduto mi agevolano nella esposizione breve dei fatti che riguardano questa riforma ripugnante, pericolosissima, una riforma che è molto peggio di quanto non si possa immaginare, di quanto non abbiano detto appunto i relatori che mi hanno preceduto, perché nasconde dietro di sé qualcosa di non facilmente spiegabile. Anzitutto, noi non sappiamo chi ha fatto questa riforma, nel senso che non conosciamo l'autore materiale del testo della riforma. Abbiamo chiesto più volte al Presidente del Consiglio e alla Ministra Boschi di farci conoscere chi ha redatto materialmente questo testo. E non abbiamo avuto nessuna risposta. E alla fine mi pare che il Presidente del Consiglio ha parlato della mano di Giorgio Napolitano, il quale certamente non è l'autore di questa riforma, lo conosco molto bene, non era in grado di fare una riforma così diabolica, che io la definisco proprio diabolica. Ma vorrei dire che questa riforma è stata fatta per volontà del governo, mentre non poteva essere fatta dal governo, e lo dicono i lavori preparatori della Costituzione, lo dicono tre personaggi importanti che sono Piero Calamandrei, Alcide De Gasperi e Umberto Terracini. Dice Calamandrei a proposito della Costituzione repubblicana del 1947, nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza. Il governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma nel campo del potere costituente, qual è quello di cui ci occupiamo, non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria. Quando l'Assemblea, attenzione, discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formazione del progetto. Se si affida al governo a una commissione di tecnici non facenti parte dell'Assemblea della preparazione del piano, la sovranità popolare viene menomata. E questa affermazione è molto importante, perché in questo caso noi abbiamo avuto il contrario, l'esatto contrario, cioè il governo ha preparato la riforma, il governo l'ha imposta con prepotenza alla Camera e al Senato, il governo non ha consentito alle opposizioni di inserire nessun emendamento. Tra l'altro c'era stato un emendamento che era diretto a ridurre il numero dei deputati, così come era stato ridotto il numero dei senatori, ma questo emendamento non è stato proprio discusso, perché di fatto è stata posta la fiducia su questa legge di riforma costituzionale in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, che dice che per quanto riguarda le leggi di revisione costituzionale e le leggi elettorali, non si possono usare procedimenti diversi dal procedimento normale. La stessa cosa è stata fatta per l'Italicum, che rappresenta uno degli strumenti con cui viene fatta violenza alla nostra democrazia. Perché? Perché vengono ripetuti gli stessi vizi, le stesse anomalie, gli stessi difetti del Porcellum, cioè le pluricandidature, le liste bloccate e un enorme premio di maggioranza, esattamente quelle
anomalie che portarono all'annullamento della legge Porcellum. E la Corte Costituzionale ebbe a dire che una volta annullato il Porcellum, la Camera poteva fare solo una legge elettorale costituzionalmente necessaria e gestire l'ordinaria amministrazione, perché infatti la Corte Costituzionale ricorda l'articolo 61 della Costituzione, cioè non poteva fare una riforma di tale straordinaria portata, quale quella che risulta dai relatori che mi hanno preceduto, una riforma sconvolgente che attribuisce enormi poteri al Presidente del Consiglio. In che modo? Prima di tutto attraverso la legge elettorale, che consente di mettere il nome del Premier su 11 candidature, perché ci possono essere 11 candidature contemporaneamente. In secondo luogo, perché gli organi di garanzia, che sono appunto il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale e lo stesso Presidente della Repubblica, vengono depotenziati. E perché? Perché i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato in seduta congiunta, ma con il predominio da parte del Presidente del Consiglio, che, non dimentichiamolo, è anche segretario del partito, cosa che non si è verificata neppure nei regimi stalinisti, con la unione della figura del Presidente del Consiglio, del capo del governo e del segretario del partito. Quindi, che cosa è stata? È un'operazione veramente straordinaria, perché a parte che è stato tolto ai cittadini il diritto di voto, che cosa che va in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, che prevede che la sovranità appartiene al popolo, e la sovranità si esercita con il diritto di voto, che è il principale diritto politico del cittadino. A parte questo, appunto, il Presidente del Consiglio ha la possibilità di influire direttamente sulla scelta dei membri laici, e che a lui abbia questa intenzione si capisce pure dalle leggi che ha fatto fino a questo momento, perché ultimamente non so se qualcuno di voi ricorda che egli ha fatto una legge che tende a prorogare i vertici della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Attenzione, il Consiglio di Stato già ha un Presidente che è stato scelto illegittimamente dal Presidente del Consiglio, il quale ha chiesto, anziché come di solito, di avere i primi tre in graduatoria, ha chiesto i primi cinque. Perché? Lo chiedo a voi. Perché ha chiesto? Perché lui, il quinto che era in graduatoria, era di suo gradimento. E attenzione, il Consiglio di Stato si occupa del trasferimento dei magistrati ordinari, della nomina dei Presidenti del Tribunale, della nomina dei procuratori della Repubblica. Quindi il Consiglio di Stato ha un potere enorme. E che cosa ha fatto il Presidente del Consiglio di Stato appena è arrivato là? Ha tolto dalla sezione che si occupava dei trasferimenti, dei ricorsi dei magistrati, da quella sezione, e ha messo un altro magistrato. E c'era anche in corso il ricorso da parte di Nino Di Matteo, che aveva chiesto e non ottenuto di essere nominato procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dove si trattano i processi di strage. Quindi, come voi vedete, questa legge incostituzionale che ha fatto il Presidente del Consiglio con violenza va in contrasto con quell'altra legge che lui aveva fatto, che era quella di ridurre l'età pensionabile dei magistrati. Quindi fa le leggi ad personam, peggio di Berlusconi, il quale ha fatto una riforma che è meno peggio di questa, perché aveva ridotto il numero dei senatori,
e il numero dei deputati nella stessa misura, non solo, ma aveva lasciato ai cittadini la possibilità di eleggere i senatori della Repubblica, cosa che invece non accade in questo caso e cosa che fa ricordare ancora una volta Calamandrei, il quale ha detto che l'avvento del fascismo si tradusse anche nella scelta dei senatori da parte del governo. Una cosa impressionante, analogie che veramente spaventano. Ma non è solo questo che io devo mettere in evidenza, evitando di ripetere tutta la litania degli articoli sterminati che sono stati scritti e male scritti anche in pessimo italiano da parte di questi riformatori. La questione da mettere in evidenza è che il Presidente del Consiglio ha cercato di giustificare questa riforma dicendo che serviva per la governabilità e che serviva per farci risparmiare. Ora, la governabilità significa che questo governo aveva tentato in tutti i modi di fare delle leggi a favore dei cittadini, a favore degli operai, a favore dei professori, a favore dei meno abbienti, e che l'opposizione aveva ostacolato la sua opera riformatrice. E non è vero, è vero esattamente il contrario, perché questo governo ha fatto leggi infami, ha fatto la legge Jobs Act contro i lavoratori per consentire il licenziamento del lavoratore che non può essere denunciato nemmeno dal magistrato ordinario, perché il lavoratore che vince la causa non può essere riammesso se il datore di lavoro non lo riammette, non solo. Ma hanno fatto anche la legge sulla buona scuola, altro orrore, altra schifezza di legge, perché si tratta di una legge che umilia i professori dando al dirigente scolastico il potere di scegliere direttamente quale professore deve essere portato in un certo ufficio, e senza che il professore abbia fatto nulla di male, quindi un potere enorme che viene dato al docente, al dirigente scolastico. Non solo, ma quello che è grave è che gli stipendi dei docenti sono stati mantenuti a un livello umiliante. Cioè, ogni anno un docente che insegna da 30 anni prende 29.000 euro all'anno, mentre al Senato e alla Camera la cassa, come ha accertato Fraccaro e come risulta dalla legge di bilancio, sono aumentati a dismisura gli stipendi del commesso, che guadagna 6-7.000 euro al mese, degli impiegati del gruppo C, che guadagnano 160.000 euro all'anno, e dei funzionari, al punto che uno dei funzionari del Senato, talmente disgustato dell'aumento sproporzionato prevista per lui e per tanti altri suoi colleghi, ha fatto una protesta e ha scritto un articolo che fa parte di un libro che riguarda l'autodichia. Questo per rispondere alla pretesa volontà da parte del riformatore di ridurre i costi della politica, cioè ridurre il Senato da 315 a 100 con un risparmio di 58 milioni è nulla rispetto agli sperperi che sono consentiti dalla autodichia, che sarebbe la possibilità per Camera e Senato di aumentare gli stipendi non solo di senatori e deputati a dismisura, ma anche dei funzionari della Camera e del Senato, e anche di affittare gli edifici, cosa che accade da anni, per miliardi, di fare appalti per miliardi senza che noi abbiamo la possibilità di verificare. Sì, oggi che fanno lì, caro Fraccaro, non c'è possibilità di controllare questi cose. E niente, io ho trovato la protesta di chi? Del beneficiario di questi affitti d'oro, Scarpellini, il quale ha detto: ma voi che mi pagate
300 milioni all'anno per questi edifici, complessivamente sono 900 milioni rispetto ai 58 milioni, 58. Questo ha detto, io ce l'ho qui, se lo volete ve lo lascio, ha detto con i soldi che mi danno per gli affitti, voi potreste acquistare 4-5 appartamenti, edifici, senza pagare questa somma enorme a me, che però lui non ha detto, Scarpellini, ve lo dico io, una parte della somma che lui riceve come affitti d'oro la restituisce come corruzione ai partiti che si sono prestati a questa operazione, alla quale io devo dire non si è prestato il Movimento 5 Stelle, perché l'emendamento Mosetti che ha portato a questa operazione è stato approvato da tutti i partiti, eccezione del Movimento 5 Stelle. Questo risulta pacificamente. E questo è un fatto importante, perché vanifica la tesi secondo la quale la riforma porta al risparmio di non so quali somme per la riduzione del numero dei senatori, quando poi lo stesso Presidente del Consiglio non ha accolto l'emendamento che prevedeva una pari riduzione, una corrispondente riduzione del numero dei deputati. Ma ciò che mi inquieta di più di questa riforma è sapere chi l'ha fatto. Non ci sono riuscito, ho fatto indagini, ed è una mania che io ho da sempre, di sapere chi ha fatto questa riforma. E c'ho una relazione qua, misteriosa, senza firma. Però poi alla fine credo di aver capito. Questa riforma è stata fatta da alcuni poteri esterni al Parlamento, J.P. Morgan, che è colui che ha avuto la possibilità di affermare nel 2013 che occorre modificare le costituzioni dei paesi del sud Europa perché sono troppo socialiste e perché queste costituzioni impediscono la governabilità. In realtà non impediscono la governabilità, non impediscono la gestione di questi parlamenti da parte dei poteri esterni, da parte degli Stati Uniti, da parte di questo governo mondiale invisibile che esiste e che da anni controlla la nostra Repubblica. Io ho scritto nel libro La Repubblica delle Stragi Impunite e sono andato a fare una conferenza, scusatemi, non è elegante, ma lo devo dire, 15 giorni fa all'Università Union di New York, per parlare della strategia della tensione mondiale e nella nostra Repubblica ancora si muovono personaggi pericolosi come un certo Michael Lind, neoconservatore americano, già consulente di George Bush, colui il quale ha costruito il falso dossier che ha portato alla guerra all'Iraq, che ha portato i disastri economici e anche umanitari, perché un milione di morti, cose che non dico io, cose che hanno ammesso Bush e Blair. Bush nel 2008 ha detto ci siamo sbagliati perché siamo stati ingannati dai servizi segreti, e Blair nel 2015 ha detto la stessa cosa affermando che lo Stato Islamico è nato per la guerra ingiusta che è stata fatta contro l'Iraq. Adesso tendono a fare la guerra all'Iran. E voi sapete che questo Michael Lind, che io conosco dal 1978, perché è stato consulente di Cossiga durante il sequestro Moro, e ha chiesto con una parcella di 300, perché lui è il sostenitore insieme a Kissinger della morte di Moro, e era sostenitore della necessità di evitare un governo delle larghe intese che dava fastidio a questo governo mondiale invisibile, di cui io sono venuto a conoscenza grazie a un documento che ho trovato allegato alle requisitorie di Alessandrini del 1969, in cui si parla concretamente di questo governo, chi lo gestisce, il gruppo Bilderberg, la CIA, e purtroppo anche il Vaticano, è la cosa che mi ha molto colpito. E
ci sono 10 pagine che parlano. Questo documento era conservato da un capo di ordine nuovo in una cassetta di sicurezza e venne trovata dal giudice Giancarlo Stiz, ma all'epoca nessuno poteva credere alla verità delle cose che stavano scritte lì dentro. E pensavo, e chi è che sa che in questa riforma c'è anche la modifica dell'articolo 78 della Costituzione? E che dice? Parla della dichiarazione di guerra. E come è stato riformato questo articolo? Nel senso di prevedere la possibilità che la dichiarazione di guerra, anziché essere fatta da Senato e Camera congiuntamente, può essere fatta solo dalla Camera. E ma voi andate a preoccupare uno della dichiarazione di guerra, di cui nessuno parla. Ma questa è una firma rispetto a questa riforma, che certamente non è opera dei parlamentari e degli esperti italiani, perché hanno negato tutti di aver partecipato a questa riforma. Ed è questo un fatto molto preoccupante, perché questa riforma è stata fatta in modo tale che il Presidente del Consiglio possa ricevere enormi poteri e che possa essere governato dall'esterno. Pensate che, a proposito della estraneità del governo alla riforma e alla nascita della Costituzione, ci sono due episodi che sono molto belli. Uno riguarda Alcide De Gasperi, il quale, quando ha dovuto parlare di un solo articolo della Costituzione, perché non c'è tra i riformatori il nome di Alcide De Gasperi, ha lasciato il banco del governo e salito sul banco dei parlamentari e ha parlato dell'articolo 7 della Costituzione sui rapporti da Stato e Chiesa. Ha detto: io non parlo come capo del governo, era capo del governo, parlo come parlamentare. E un altro dei grandi autori della Costituzione, che è Umberto De Racine, presidente dell'Assemblea Costituente, disse che il governo deve stare sotto il controllo del Parlamento, è cosa che si è capovolto. Per non dire che, come voi vedete, come voi ogni giorno potete constatare, il Presidente del Consiglio ha monopolizzato gli organi di informazione e in particolare le televisioni pubbliche. E una sola volta sono riuscito a inserirmi in uno di questo dibattito ed è stato però davanti alla Sette, non davanti lì, mi hanno fatto dire per un minuto una cosa. Che cosa? Che i quesiti referendari sono truffaldini. Allora si è ribellato il direttore dell'Unità, ha detto: ma come, il Parlamento truffaldino? Sì, è un Parlamento illegittimo. E te lo spiego, se mi dai, non mi hanno dato tempo di spiegare, hanno chiuso la trasmissione, però lo faccio adesso, mi vorrei, eh? Vediamo questa questione dei quesiti, che è importante, perché questa questione dei quesiti porta inevitabilmente le persone in buona fede a credere che si tratta di una riforma conveniente, cosa che non è. Perché il primo quesito è questo: disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario. Che significa? Una cosa misteriosa. Significa che, leggendo io, senza leggerlo tutto perché nessuno so legge gli articoli, significa che sono rimasti Camera e Senato così com'erano e che ci sono delle disposizioni che prevedono un diverso funzionamento, cioè una distribuzione diversa delle materie, cosa che non è vero. Non si dice che i cittadini non avranno il diritto di votare i senatori, che è una cosa fondamentale, ma i senatori vengono scelti dal Presidente del Consiglio, anche segretario del partito. Secondo, riduzione del numero dei parlamentari, e non è vero, i parlamentari sono deputati e senatori. Voi dovete scrivere riduzione del numero dei senatori, mentre sono rimasti immutati i deputati, cosa per cui appunto il Presidente della Corte Costituzionale Unita ha fatto ricorso al TAR, secondo me con poche speranze. Terzo, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, cosa che è falsa, perché loro, introducendo nella riforma costituzionale l'articolo 40, che nessuno legge, con una piccola clausola
che è stata opera di questo ingegno, dell'imbroglio che si chiama Sposetti, hanno la possibilità, come hanno fatto fino a questo momento, di aumentare gli stipendi di deputati, non solo di deputati, ma di funzionari della Camera del Senato, senza alcun controllo. Quindi questa storia della riduzione dei costi è vera esattamente il contrario, perché noi avremo un Senato che costerà di più rispetto a quello che costava un tempo, con la grande che i senatori godranno dell'immunità. Lugano, secondo me, ha lasciato questi centri perché ha fatto il pari e il dispari e ha ritenuto che molti di questi signori dovessero essere salvati attraverso l'immunità che, secondo l'articolo 68 della Costituzione, doveva essere garantita solo per gli atti e per i comportamenti fatti nell'esercizio delle funzioni. Cioè, una persona insulta un altro parlamentare, dice una parola offensiva, oltraggiosa, e non viene perseguito. Questo è giusto. Ma che tu possa prevedere l'immunità anche per la corruzione, per altri delitti che sono gravissimi, come può accadere e accadrà, noi significa che ci troveremo di fronte a una marea di delinquenti che vanno nel Senato, che già sono presenti nel Senato, perché attenzione, quando si fanno le elezioni i senatori non devono essere là, quindi già stanno là. Questo non hanno, questo nessuno l'ha considerato. Il Senato già è formato, non è formato, e i senatori verranno scelti dal Presidente del Consiglio. Ed allora, cari amici, questa riforma è molto pericolosa, molto pericolosa. Ed è, secondo me, la fine della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza dei diritti sociali. Invece di fare gli articoli di attuazione dell'articolo 3, invece di fare le leggi di attuazione dell'articolo 3, che dice compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, hanno fatto delle leggi che tendevano ad arricchire di più i ricchi e a far diventare più poveri quelli che erano i ceti medi e bassi della nostra società. Credo che tutte le leggi che sono state fatte vanno in questa direzione. Quindi noi dovremmo dare a questo signore, a questo governo, che attenzione, ha dei problemi con la giustizia. Perché? Ma non lo possiamo dimenticare, io ormai lo vado dicendo dappertutto. Là c'è stata la ministra Boschi e c'è il papà che è indagato per bancarotta fraudolenta. Hanno fatto la legge salva banche, anziché fare la legge salva risparmiatori, come è prevista dall'articolo 47 della Costituzione, che dice la Repubblica tutela i risparmi. Invece che le banche che hanno fatto? Si sono impossessate dei soldi di questi poveri disgraziati e loro hanno praticamente fatto leggi soltanto a favore dei banchieri, come la legge IMU Banditale, 7 miliardi e mezzo. Quindi è uno, questo è uno che... Poi abbiamo Verdini condannato in primo grado per corruzione, e questo è l'altro riformatore. Poi abbiamo il cognato del Presidente del Consiglio, pure lui, indagato per riciclaggio, mi sono informato, indagato. Sappiamo bene che fino a quando non è condannato non si può ritenere colpe, però questo è un dato di fatto. Dico, vuoi vedere che questi hanno come problema quello di salvare i propri congiunti? Ma io credo che questa è una preoccupazione che non ci dobbiamo prendere. Perché? Perché dice Aristotele, il più grande filosofo della politica, dice per fare un buon politico occorrono tre requisiti. Prima di tutto enorme capacità nei poteri, nei doveri della carica, capacità che questi non hanno, perché non hanno fatto
hanno sentito che uno fa la riforma e non dice che sono stato io. Quindi hanno fatto la riforma e erano orgogliosi di dire. Secondo, conoscenza della Costituzione democratica, perché 450 anni prima di Cristo Aristotele e Erodoto ed altri avevano già conosciuto la Costituzione democratica. E poi giustizie per tutti. Ce l'hanno queste giustizie per tutti? No. E allora, cari amici, lasciamo stare tutti gli articoli che lei... Pensiamo che oltre alle cose che bene ha spiegato il professor De Gasperi, c'è una clausola di supremazia, a parte che quella di Sara, che prevede che il Presidente del Consiglio in qualsiasi momento può allocare i poteri legislativi della regione e in caso che lo richieda la esigenza di unità economica e giuridica. E chi è che lo stabilisce? Lui. E nessuno vuol dire niente. Ah, voi vi rendete conto, questa clausola, attenzione, era già stata inserita nell'altra riforma e ne parlarono malissimo Elia, lo stesso Andreotti, Vassalli, hanno detto questo porta a uno sfacelo, cioè alla eliminazione del potere di legiferare da parte delle regioni e, del potere di, e quindi la possibilità del potere di intervenire da parte del Presidente del Consiglio in qualsiasi materia, esautorando, vanificando, umiliando le regioni, cosa che non è possibile consentire a chi vuole fare il ponte sullo stretto di Messina, vuole fare le grandi opere che vanno contro il principio dell'autorità sociale, articolo 41 della Costituzione. L'iniziativa privata è libera, ma non può essere svolta in contrasto con l'autorità sociale. E allora io vorrei concludere con queste parole di Palmieri. La Costituzione non è un arido elenco di articoli senza nome, è il testamento spirituale di 100.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani, giovani come voi caduti, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte su questa carta. E se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne dove sono stati assassinati i partigiani, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati. Là dove è morto l'italiano per riscattare la dignità del popolo italiano, andate lì col pensiero giovane, perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie.